Buonasera a tutti e a tutti. Ben chiatati per questa puntata di Viaggi in Friuli, una trasmissione curata da ARLEF, Agenzia Regionale per le Lingue Furlane, in collaborazione con Telefriuli. Voi offrirete le caratteristiche delle lingue furlane, le sue origini e le sue grandi letterature, anche le sue tutele e da impresti che vengono a disposizione per scrivere. Per farlo, ho vinto in studi William Cisilino, direttore di ARLEF, Agenzia Regionale per le Lingue Furlane, Francesca Battistutta, dal Sporter Regionale per le Lingue Furlane, e Marco Toresin, sempre di ARLEF. Ben chiatas, benvenuti. Ma prima di tacà, hai entrato al mondo dal Furlan, vi ho detto con che servizi, qual è il quadro dei lingue minoritarie feveladi in Europa. La presenza di una lingua è un tra i segni più distintivi di una cultura e di un popolo. L'Europa ha una grande ricchezza linguistica. Difatti, il numero di lingue feveladi è passato 100. Un evore di più rispetto al numero di lingue ufficiali dell'Unione Europea, che sono 224. Dai 500 milioni di persone che vivono in Unione Europea, sono circa 60 milioni che adoprano ogni di una lingua che fa parte di una comunità di lingue minoritarie. Il cutuar di sparcende popolazioni europeane venga a stai un cittadino europeo su 7. Ma c'è ise una lingua minoritaria. All'è stabilite te chiarte europeane des lingues regionals o minoritaris, un dei trattati internazionali che a tutelin lis minorancis linguisticis in Europa. Secondo che es document, e ie definite regionale o minoritarie, una lingua fevelade tal territorio di un stat, di bande di cittadins, che a costituissin un gruppo di numero inferior rispetto al res de popolazione. Clar che una lingua minoritarie e ha di essi differente de lingue ufficiali dal stat. Dut cas, questa espressione non chiappe dentri ni i dialetti ni le lingue da immigrati. La situazione des lingue minoritaris, però, non è da perduta compagna a livello normativo. Di fatto, a son lingue minoritaris che hanno ottenuto livelli alti di tutele e che sono pronti per affrontare le sfide de società contemporanee. A son invece altri lingue minoritari che anche mo a voi non chiati un riconoscimento ufficiale o che anche se lo hanno ottenuto appatissi una forte pressione di bande di lingue dominante dal Stato. Per preservare questo patrimonio, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea ha promuovuto la diversità linguistica sia a livello normativo sia con azioni di queste. Secondo l'Unione Europea, di fatto, al sarebbe ben che ogni cittadino impari almeno tre lingue, la propria lingua minoritaria, come per esempio il Furlan, la lingua del Stato e una lingua foreste. L'Italia è un paese che ha tanti fiori di minoranze linguistiche, in da ben 12, albanese, catalan, cravuat, francese, franco-provenciale, furlan, grecanic, ladin, occitan, sard, sloven, todesc. In Friul si fevelin tre di questi 12 lingues. Ven a stai il furlan, il sloven e il todesc. L'articolo 6 della Costituzione italiana al tutele questi lingues, anche se domet al 1999, con la legge statale 4-2, che il principio costituzionale ha attaccato a essime tutti in vore ad implen per tutti questi lingues. Ho vinviodut che te Unione Europea certi slenghi sono tutelati e certi no. Cisilino, puoi di alfanus qualche esempio e anche mo? Ci sei al di fa, in concreto, per tutelare una lingua? Ma un buon esempio di tutele è quel dal Galles. Lì 600.000 persone su una popolazione di 3 milioni a favela in il Galles e il Guviar dal Galles, torna agli anni 90, all'attaccata portando avanti le serie politiche di tutela, un po' lo stesso momento che ha attaccato il Furlan. E in un 30 anni andiamo arrivati a risultare su un'evoluzione importante, siamo arrivati non dome a fermare la perdita di Fevelans, ma anche proprio a aumentare gli ultimi science. Proprio perché hanno fatto ciò che si vuole fare per una buona politica di tutele. Hanno agito sul mondo delle scuole,
l'ufiarte di Galè si chiate dalla scuola d'infanzia fino all'università, sul monte dei mezzi di comunicazione, hanno istituito con la BBC una stazione radiofonica e televisiva, S4C, che ha trasmesso nome in galese anche programmi di qualità che si può inchiatare, fra l'altro tradotti anche in italiano, avendo comprato dalle televisioni italiane. E la pubblica amministrazione pare entrare a lavorare lì sia di sapere il gallese. Questo è un buon esempio, un triste esempio è di sicuro che il della Grecia, di là che le minoranze non dome non vengono riconosciute, ma addirittura sono perseguitate anche in forme giudiziarie. E è un paradosso anche perché un Stato dell'Unione Europea nel vares di rispettare i diritti fondamentali delle persone. Sì, dunque dos posizions dal du sì. Contraris. E la situazione di tutele delle lingue furlane qualise, che stanno per altri o riguardin propite l'anniversario del legge statale di tutele, la legge 482 dal 1999. 20 anni di queste legge dunque? Beh, una legge importante per il Furlan, perché ha voluto dire fare entrare dalla parte principale, dalle scuole, per esempio, l'insegnamento, ha voluto dire anche il riconoscimento alla pubblica amministrazione, dai mezzi di comunicazione, un po' le robe che vi ho dovuto fare il gallese, anche se non si lascia un tipo lui a Planck. E una legge soprattutto che è stata fortemente voluta dai Furlans, non come mediante azioni politiche che sono state portate sin davanti agli anni 70, ma anche perché è stata la nostra regione, la regione Friuli Vignese Giulia, la prima in Italia a fabbricare una legge per una minoranza non riconosciuta, appunto i Furlans. E dopo l'approvazione di quella legge lì dal 1996, tutti i scesatris attaccata a Fabuinis des Leis di tutele, e in qualche maniera l'Italia ha avuto di chiappare provvedimenti e fa anche ie una legge di tutele a livello statale. O mandin cumoi non de un servizio che al presente tal dettaglio propit gli sfondis de tutele giuridiche delle lingue furlane. La tutela giuridica delle lingue furlane si fonde su plui normis, di livello internazionale, statale e regional. Sul plan internazionale e ven applicata la Convenzione Quadri per protezione des minorancis nazionals, che gli è stata fatta buine dal Consiglio d'Europa il 1 novembre dal 1995 e ratificata da Italia in tal 1997. Queste convenzioni europeane e ha l'obiettivo di tutelare le minorancis linguistichis sui loro territori, per assicurare che a sede in garantidis di bande dai stats, le condizioni per conservare e di sviluppare le loro culture e per preservare la loro identità. A livello statale si applica prima di tutto la Costituzione del Stato italiano, dulà che l'articolo 6 al stabilis che la Repubblica tutele con normis di queste le minorancis linguistichis. Per mettere in vore questi principi fondamentali della Costituzione, il Parlamento italiano ha fatto buine dal 1999 una legge di queste, la 482, che si applica anche ai lingue furlane. Queste leggi e chiappe dentro una discipline specifiche sull'insegnamento des lingues minoritaris a scuole e previote il diritto di dopra questi slengis in dutis lis amministrazions publicis dentro del territorio delimitato. A son un evore importantis anche lis normi sulla programmazione te radiotelevisione pubbliche, anche se pal momento son applicadis dome in part. Con riferimento alle normative regionali, per lingue furlane esistono dos leggi. La legge regionale numero 15 dal 1996 e la legge regionale numero 29 dal 2007. La legge regionale 15 dal 1996 è stata il primo provvedimento legislativo che ha riconosciuto in maniera ufficiale il furlan tant che lenghe e stabilisce a clar la possibilità di paienze locali di poterle dopra te toponomastiche, tai conseis e in generale dai rapporti con i cittadini. Con di plui e ha delineati i primi interventi dai settori di istruzione pubbliche e dal sistema radiotelevisivo. Queste leggi e ha anche individuato un organismo di politiche linguistiche fatto di queste, l'Osservatorio per lingue e culture furlanis, sostituita al 2005 di un'agenzia autonome
l'Agenzia regionale per lingue furlane, ARLEF. La legge regionale vince nuv dal 2007 e è stata fatta buine per superare certi limiti delle legge 15 e per infuartire anche in modi più la tutela e la promozione delle lingue furlane sulla fonte des disposizioni attuativis dal Statuto di Autonomia de Region. Da questo atto legislativo, per prime volte, il furlan alven definito tante lingue proprie dal Friul. Tra i contenuti principali de legge alle il rifuarcimento dall'insegnamento delle lingue furlane a scuole, la certificazione linguistica e l'organizzazione de planificazione linguistiche. Da spodi une curte polse si chiatarin di nuovo in studio con Viaggi in Friul. Benchi a Taz, continuiamo il nostro approfondimento dedicato alle lingue furlane. Cesilino, ho visto in tutto quale che è la legislazione delle lingue furlane. C'è fasi l'ARLEF, Agenzia regionale per lingue furlane, a che proposito? Permette in vore la normativa di riferimento? L'ARLEF è l'agenzia che la regione autonoma Friuli Vignesi e Iulie e ha costituito per partire in avant le politiche di tutela e di promozione dal furlan. Ha fatto tutta una serie di servizi, per esempio i servizi di traduzione, di consulenze linguistiche, sedi per i soggetti pubblici e per i soggetti privati, e ha portato in avanti anche tutta una serie di azioni di promozione. In tutti i campi della vita sociale, dalla famiglia alla scuola, ai mezzi di comunicazione, alla pubblica amministrazione, anche alle SARS, un'evore, col teatri, la musica, il cinema, e c'è di smentire il mondo del lavoro e anche il mondo della sanità. E quanto fevelin di Furlan o fevelin di un'elenche che ha al mancul mille lines? Francesca Battistutta, puoi raccontare quali scassoni li so origins? Sì. La lingua furlana ha una storia lunga secoli, di fatto sue origini sono un'evore in da urta al tempo. La lingua furlana deriva in maniera diretta dal latin di Aquilee e si afferma tanto che lingue con caratteristiche distintivi torna l'an 1000 dopo di Cristo. Da questo processo ha avuto un ruolo per da buon fondamentale il stato patriarcale furlan che è nato in tal 1077. Da che epoca, di fatto, il Friuli era un etiare par soccont e ben lontane anche da stiari italiani, non dome par questions peadis a us, costums o a ordinamento statale, a lez, ma era una differenza che esisteva par da bon sulla fonte di una differenza di lingue. Di fatto il furlan ha le differenze anche di lingue come il tedesco, il slav, il latin, ma anche di tutte queste varietà italo-romaniche dal nord d'Italia, che ha condiviso la divenienza latina. Alle ben ricorda anche che queste caratteristiche anche in DDV sono un evore fuartis e si sintin. O vengo anche di ricordare, per esempio, che anche Dante Alighieri ha sottolineato l'autonomia clara da lingue furlane. Tal de vulgari eloquenza, di fatto, lui analizza il furlan tanto che una lingua par soccont. E donge dal di anche che era così differente dal dialetto scan che non avrebbe neanche potuto essere un riferimento letterario per letteratura italiana. Biudin, allora, cumon servizi su quali scasson gli scaratteristichi delle lingue furlane che le rendono differente di che es dulintor? L'area geografica, la Cassifevele Furlan, è chiappe dentro la parte nord-orientale delle penisole italiane. Te region Friul Vignesi e Iulie, 173 comuni su 215 sono delimitati in maniera ufficiale in tal ambito linguistico furlan. 36 tex province di Pordenone, 15 tacche di Gorizia e 122 tacche di Udine. Si tratta di più dell'80% del territorio regionale. Con di più sono tre comuni la Cassifevele Furlan in provincia di Vignesie, in region dal Veneto. La lingua furlane non deriva dal talian, ma è il risultato di un'evoluzione dal latin che si fevelava te region di Aquilee e che torna dall'an 1000 o podin già definì come una lingua par soccont.
I manuai di linguistiche le metti in dentri fra gli slengis retoromanicis, culladin dolomitan e la romance de Svizzere. A son tantis gli scaratteristichis dal furlan dal pon di viste linguistic, e per arrivare a capilis mior provin a viodiches principals. Par furlan accoli in dutis lis vocal finals dal latin differentis de a, alle par queste raison che tal talian, per esempio, si dis cento, ma par furlan si dis cent. Invezit, pai feminins, ovin una tipica terminazion in e, quantche invezit tal talian si ha la a. Un'altra caratteristica particolare è riguarda gli svocals lunghis e curtis, come in pes, pes, o in lat, lat, che ha un valore distintivo e che può anche cambiare il significato delle parole. Un'altra peculiarità è la formazione di diftongs come in te parole pierdi, che per talian è perdere, o tiere, che è terra. Aca e ga dal latin a corrispondi in dispes chia e gia par furlan. Par quest, gatto e cane, par furlan si disin giat e chian. Altre caratteristiche è la conservazione di qualche gruppo di consonantis dal latin, che par talian avan a pierdisi. Par esempi, dal latin glaciem, al derive il furlan glace, e dal latin clave, al derive clav par furlan. Una peculiarità e riguarda anche la formazione dal plural, che di spes alven fat cu la zonte di un s in te forme singolar, come che al succede anche tal inglese. In tai nons feminins, che affinissin cun e, il plural si fa par solit cun is, come per esempio femmine, che al devente feminis. Une ultime peculiarità dal furlan è la presince in tal lessic di cetanti speraulis di divinince germaniche o slave. Il Friul, di fat, ha le di sempre il puesdula che avvenin a chiatassi le tre principals animis linguistichis d'Europe, che neolatine, che germaniche e che slave. Dutchest si riflette anche in certi speraulis, tan che Bearch, che alven dal Gothic, Bleon o Chiast, che avvenin dal Langobard, Kramar, Bez, Likov, che avvenin dal Todesk. Invezit, per aulis come save o britule, avvenin dal slav. Il servizio, che vien appena vi ho detto, non sa dare dal sicuro una schiria di informazioni sulle caratteristiche delle lingue che di spesso che le fevelin non si rindin con di ve. Ma, Cesilino, c'è ise una lingue? Risposte non facile. Pardale a mi vignares di città un innominato articolo che ha scritto il linguista Furlan, Giovanni Frau, professore emerito dell'Università del Friul, proprio su che sono le caratteristiche che fanno di una favela di una lingua e in particolare dal Furlan una lingua. Sono sis. La prima è l'originalità della divinità storica. Il Furlan lo vince in tutto, al deriva direttamente dal latin di Aquileia. Il secondo elemento è l'originalità grammaticale, morfologica, fonologica e sintattica che viene in davanti, e anche chi ha appena sentito al servizio tutte le caratteristiche che ha il Furlan. Il terzo elemento è l'esistenza di una letteratura che si è sviluppata dalla storia e che è anche movive, il Furlan insomma ha una vera bendica che spondi viste. La quarta è l'esistenza di una lingua di riferimento, una lingua comune o coineo, lingue standard, sono tanti unions che si doprono. Fra l'altro il Furlan ha anche una grafia ufficiale, oltre che una lingua di riferimento, che anche dei dizionari stanno per capirsi. Il quinto elemento è la coscienza di fevelà una lingua. E anche chi proprio da un dizionario storico, il Pirona dal 1071, avevo detto che il Furlan ha sempre definito lingue, dialetti dopo il nome per le varianti. Se l'ultimo elemento, che è forse il più importante, ha il riconoscimento giuridico. Per essere sicuri che una lingua ha sedi lingue, bisogna che sia riconosciuta tal di bande di legge. Ecco, Cesilino, la città, l'importanza di una lingua comune per riconoscere un idioma e tante lingue. Dottore Battistutta, non spiega mi or che è sconcetto? Sì,
Un elenco comune di teance standard o coine è il modello di riferimento scritto di una comunità linguistica. Di fatto, tutti gli slang che hanno una loro ufficialità hanno un elenco comune. Un elenco comune che ha una sua derivazione e questo succede per tutti gli slang. Per esempio, il spagnolo deriva dal castigliano, il italiano dal toscano, il francese da Fevelade de Capital. Gli svarianti si doprono in talus fevelato o anche per valorizzare la soggettività di autori in te poesie. Invece, la lingua comune si dopre, per esempio, in te ufficialità, in te scuole, in te amministrazioni pubbliche. Provino a pensare, per esempio, se avessimo di stampare dai libri in tutti gli svarianti di una lingua. Il furlan ha una sua grafia ufficiale, c'è una grafia. Una grafia è una rappresentazione grafica delle lingue mediante l'uso di simboli. Perché all'interno della lingua furlane la grafia è ufficiale e è anche definita da ordini di legge regionale, che sono la legge 15 dal 1996, che poi dopo è stata confermata con la legge 29 dal 2007. Grazie a Francesca Battistutta. Come si fermi per una curte polse e tornare per continuare il nostro viaggio in Friuli. Ben chiatati a Viaggi in Friuli. Continuiamo questo viaggio in tes origini delle lingue furlane domandando a Marco Torresin di contanus in pochi speraulis qual è la storia delle letterature furlane, quanto è nassude. Ma conta la letteratura furlane in pochi speraulis è impossibile, perché secoli e ors di letterature furlane si sono fatte donge e non si sono portate opere di grande importanza, con le loro caratteristiche e con le loro originalità. Ho saputo dal sicuro che i primi test di letteratura furlane sono stati scritti tra la seconda metà del Trisinte. In quei anni l'uso del furlan te scritturis praticis all'era fuart e all'era anche doprato il furlan agli as amministratis per indicare i noms di personis, di pues e col passare del tempo anche frasi interis. Per Faust Capimior, udis che te città di Cividat, tal Tresinte, ieri inclamas i mestris dal studi di Padua per insegnare diritto. In che contesto è florida una importante scuola notariorum e tra i documenti che non sono restati di che attività didatticis, non avvien una schirie di esercizi di versione dal furlan al latin, che sono tanto importanti per capire la società di che teams e non danno anche informazioni linguistiche importanti. E la città di Cividat, la ex Forum Iuli, la sede del Ducat Longobarde, dal Prim Patriarchat, che ha sempre avuto una sorta di primat nel danus i test dalle origini. Il Patriarchat Ghibellin, dal 1077 al 1250, aveva patriarchis, l'esercit e la nobiltà patriarchal, che erano di divinice todesce. E anche i modi linguistici e di letterature che la corte patriarcale aveva importato non fanno capire che il Friul medievale all'era un Friul plurilinguistico. Per sé che di una bande all'era il latin e di che altre all'era il todesco, che era la lingua ufficiale e dominante. Col passare del tempo i patriarci non venivano più di che altre bande des Alps e allora la società furlana si è avvierta agli sui influenci de penisole italiane, quindi al provenzal, al tosco venit e a altri culturi di stampa italiana. Come ovvio din con che servizi c'è mut che la letteratura furlana è nassude e c'è mut che si è sviluppata fin ai fin dal Vocent. La letteratura furlana è tacche ai fin dal 1300. La prima poesia in assoluto è di attribuire al nodar di Cividat Antonio Porenzoni, Piruc mio doc in culurit.
Riportate sul daur di un atto notaril dal 1380, la ballade, scritte per cividin antic e con la caratteristica Jesù dei no dal femminin, e è un esempio cult di liriche cortese. Il 400 a lecidin per cecale riguarde gli sprovis letteraris, per via des distruzions causadis dai venezians e dal passaggio de patrie del Friul sot dal dominador venit. Il 500 al vierci invecit problemis news. In particolare, il Friul si chiate ave un elenche rival in mo più potente dal venezian, il toscano illustre. Conduta che la produzione letteraria del 500 chiape dentri una varietà grande di testi, prodotti in una sorte di società letterarie primitive, incentrate a tor de città di Udin. Curioso nota che gli autors adoprin una varietà furlane centrale, anche se arrivin di parza dal Friul marginals rispieta a Udin. Fra i più importanti, o ricordin il nodar di Vençon, Nicolau Morlupin, Jaroni Sini, di Saint-Denis, Jaroni Blancon, di Tumiec, Joseph Strassolt, di Gurizze e Joan Baptiste Donat, di Poart. A lei nominati il poemuto di Morlupin in difesa di scritture poetiche in lingue furlane, Dulacca la rivendica il diritto di scrivi par furlan. Il 600 è il secul des Academis e dal Baroque. A Udin all'opera in particolare il gruppo di poeti de Briade Udinese. Amore e scherz a son i lor temis più frequentati, con tune tindince a favorire le abilità tecniche e il zuc di metafori sorprendenti. Tajains a componeran passe dusinte poesies. A Spilimberg invece si faceva conosci la opera di Eusebi Stele. I componimenti di Stele, quasi 300 poesies, a presenti una varietà grande di argomenti, che avan de laude al scherz, con tune preferenze pe conte licenziose, e a mostrin un inzen versatil e una manchianze di pregiudizis che non si era mai viudude prime. Il 600 è di sicuro dominato da figure di Hermes di Coloret, un poeta così amato dai suoi contemporanei di merità una circolazione manoscritte e una fortuna critiche che non aveva mai avuto il compagno di letteratura in lingue furlane. Nasut dal chistiel di Coloret di Montalban di una famiglia nobile, Coloret al passe Jains de sua prima gioventù tanque cortesan e ufficiale dall'esercito, per poi ritirarsi de sua residenza a Guric d'ogne codroi, Dulacche al scrive composizioni poetiche spaiamis e pe amade polinie. Considerati il pari delle letterature furlane, il Coloret alle autor di grande forze espressive e ispirazione. La trasmissione dai scritti e l'us di un furlan che si svicine a che cumò e ven clamade coine ha contribuissi a fissalis caratteristiche dal furlan letterari che tacandi Coloret si stabilis su formis centrals. Tra 6 e 700 si fa in sinti con un nuovo vigor anche le varietà marginals. A imponisi su dutis e l'are gurizzane con Juan Marie Marusic, Juan Joseph Bosiz e Marzi di Strassolt. Bosiz in particolare alle autor di traduzioni dall'antico poeta Virgili. Il poeta par eccellenza dal vocent alle Pieri Ciorut, originari di Longjan, dal Friul orientale. Buine parte de sua produzione e pubblicate sui sei strolix, ven a stai al manax che astavin in tune sacchette. La sua poesia, di spes facile e portate al comic, e pandut cas une vene poetiche inesauribile e vivarose. Tadut il vocent, il Friul al svante un'abbondanza di testi e di autors in lingue furlane. In particolare, in tai lunaris stampaz teare gurizzane, si sperimente anche une prose adatte ai comunicazioni. Un lessic curat e sior di peraulis al segna il debutto te letterature furlane de prime vos femminine cognosude, Catarine Percude, di San Lurinch di Solestian. Lis prosis de Percude autenin risultats stilistics une vore alz. La so scritture eie espressive, qualche volte sute, ma sempre aderente all'argomento de narrazione. Se di Ciorut che la percude a scriving in coinè. Battistuta, une altre testimonianze dall'uscrit delle lingue furlane e che dal furlan liturgi, chi se vere?
Sì, ho vinto le prime testimonianze dall'uso liturgico dal Furlan in tal quinto secolo, quando il vescovo di Aquileia, Fortunanzian, ha fatto una cronica in Rusticum Sermo, che sarebbe una forma di latin che si svicina alle lingue fevelade tal luc. Ho vinto anche altri testimonianze dall'uso scritto dal Furlan in tal ambito liturgico, come per esempio una traduzione dal Parinestri, c'è stata in Tulnibrut la Candering altri 40 di traduzioni. Poi dopo, per esempio, ho vinto anche la traduzione dai Salmis, o addirittura in tal 1850 ho vinto la traduzione dal Vangeli secondo Matteo, pubblicata a Londra. Ho vinto anche di dismentea che in tal 1500 attacchi a essi anche voltadis lis dottrinis par Furlan di bande dal Patriarce. Ora vincumo anche a iete contemporanee, la che li robis, insomma, attacchi a muovisi dopo dal Concilio Vatican II. Ho vinto, per esempio, una roba c'è tanto importante che è stata fatta di una figura tanto fondamentale tal nostri territori. Venga stai, preche co placere anche, in tal 1970 al pubblico il prim messal par Furlan. Un'altra opera, un lavoro importante, è chiaramente anche la traduzione delle Bibbie per Furlan, che venta cade sempre di Precheco Placerean in tal 1976. La che dopo arriva donge anche Pretoni Belline. Questa traduzione è ultimata e si fevele di una traduzione integrale delle Bibbie tra il 1984 e il 1993. Ho vinto anche di ricordare una roba importante, che la Bibbia a Torpalmonte è stata voltata in passe 2300 lenghis. 300 di questi sono stati si favele di traduzione integrale, e dentro di questo gruppo un errore importante è proprio la traduzione in lingue furlane da Bibbia. Cisilino, ma le letterature di che altre minoranze in Europa sono così sioris? E dipende da Chialin, se Chialin che è catalane, sì, una letteratura splendorosa e piena di tes bielissims. Se Chialin ha altre letterature, spodindisi di nove nui ad invidia, non sai, pensi ai stes basks o ai galizians o ai galles che citat prime, o anche i frisons, sì, anche loro. Provi letterari, però per esempio in novi in una letteratura, un evore più antiche e una quantità di test, un evore più alte, ma disarese anche una qualità, perché avevo avuto anche autori, non di dismentealu, come Pierpaolo Pasolini, come Carlos Gorlon, come anche Caterina Percuda, la vincitù del nome ne ha prima, anche stesso Pieri Ciorut, e Savolin là a un'epoca più contemporanea, o riguarderesse anche per Luigi Capello, Pardisi nome uno, insomma, viene una letteratura di quantità e di qualità un evore alte. Silvio Din, cadi un momento. Benchiatazza, viaggi in Friul. Ho vinto tutto quale che è stata la storia delle letterature furlane fin ai fin dal Vocento. Cumò, ho dato un voli a ciò che le succedut più in devant al team, per arrivare ai nostri dies. Vi ho dato allora che servizi. Sulla fin dal Vocento, te prime parte dal Novecento, al tacche a essi difficile seguì con precisione i disvilups dal scrivi par Furlan, par via de grande abbondanza di autors. Le poesie al preval l'esempio di Ciorut, ma si noti in chi è la sensibilità più complessis. Da queste date di timp a chiappi in quarp con vigor anche i studi sulla lingua furlane. Con l'opera di Jacopo e Giulio Andrea Pirona si concretizza il progetto dal vocabolario furlan pubblicato al 1871. E dal 1873 il glottoli Gurizzan, grazie a Dio Isaia Ascoli, al fas la prima descrizione scientifica delle lingue furlane dai siei saggi ladini. A chiaval dai due secoli una serie di riviste ha messo in donne contributi preziosi su lingue, culture e tradizioni popolari. Importante anche il lavoro di Bindo Chiurlo, autore dal 1927 di Antologia della letteratura friulana. Dal 1942 avvenne pubblicati a Bologna l'is Poesia a Casarsa dal Zovin Pierpaolo Pasolini.
Traverse de sensibilitate de culture raffinate di Pasolini, il Furlan si guadagna un so puest d'ogne des grandis letteraturis modernis. Il Furlan di Pasolini ha l'esso redut lenghe de poesie, tiere nuove di esplorà, e il mont che al rappresente ha le un univers fur dal timp. Si tratta di una forte rotture con la precedente poetiche di Chorut. Dal 1945 Pasolini al fonde la Accademiuta di Lenga Furlana e al fas stampa una serie di rivisti sdula che chiappe quarp un po' par volte une vere scritture moderne, anche in prose. Dal 1949 Pasolini al squingla sal Friul e la Stagion Furlane si siere dal 1954 cu la raquelte la meglio gioventù. 20 anni dopo, dal 1975, la nuova gioventù e sarà il so tragic quintrichiant. Al decide di rompi con la poetica di Chorut anche il gruppo di risultive, nasut dal 1949 da urde iniziative di Joseph Marquette. Marquette, come Pasolini, al ritigniva importante slargià i spazi dal Furlan, di dai una dignità completa di lenghe. A fasi in parte dal gruppo Autors, tante che Dino Virgili, che al sperimente la forma del romanzo in laghe da Pite la Cleve, Riedo Pupo, che al svilupperà la Conte, Alviero Negro e Aurelio Cantoni che si occuperanno di teatri, novella Cantarutti che elarà con tune originalità dute so de poesie e conte ai ricerche etnografiche. A son ains vivaros, dal 1949 agliesi il Tesaur, riviste dirette di Gianfranco Daronco. Dal 1952 e nas Scuole Libere Furlane, par iniziative di Manny Zanier. Dal 1964 agliesi Libers di Scugnilà, prime prove poetiche di Leonardo Zanier, che già te provocazione dal titolo al denunce la ferite grande d'emigrazione. Dal 1968 alle Salustri di Umberto Valentinis, scrittore unevore raffinat, che al porta in devant la sua ricerche in diversis altris raqueltis poeticis. Il desiderio di tornare a scuvierzi l'islidris che il taramod dal 76 al fas vigna flor, al produce una quantità di iniziativis e di produzioni letteraris con tune vore di autors che attacchin o che attornin a scrivi par Furlan, Amedeo Giacomini, Elio Bartolini e Siro Angeli. Gianni Nazzi, tra gli istantis iniziativis pe clape culturale Aquilee, alcure une golaine di classics des letteraturis forestis che rispunta l'obiettif di dai al Furlan une dignitat complete di lenghe. Il desideri di slardiai horizons de lenghe furlane traverse de traduzion al chiate un autore importante in Angelo Maria Pittana. Di là ad Alaghe all'opera il gruppo di Sot Sora, che si dà ad unte biblioteche di Montreal, du là che a chiate in espression Rosanna Paroni Bertoia, Federico Tavan e Antonio De Biasio. Ma son tanti altri si autors che induti il Friul ad an lustri ai letterature furlane in queste dade di timp. Opo di indome fai nons, sottolineando ut cas le individualità differentis di Elsa Buiese, Beno Fignon, Celso Macor, Leonello Fioretti, Giacomo Vitt, animador accordovato dal gruppo Majakovski, Francesco Indrigo, Nelvia Di Monte, Giorgio Ferigo. Fondamentai, per storie delle letterature furlane a chiaval dal millenni, a son dut cas doi autors che, pur te loro esperienze diverse, si corrispondin te fuarce de innovazione. Ida Vallerugo e Pierluigi Cappello. In comune hanno la profondità e l'audience de poesie, l'ingredei di vite e di riflessioni poetiche e la creazione di una lenghe personal, dal Furlan di Midun che de Vallerugo, d'ogne de coinè che di Cappello. L'isoparis di Vallerugo e di Cappello, autors pluripremiats Massime Cappello anche a livello italiano, a son fra gli sprovis plui altis in assolut de poetiche furlane resinte. Che il covin appena vi ho duta le dome un struc di una storia che gli è invesi tunevore lunghe e siore. Toresì, chialanta epoche contemporanee, podino di anche mo alc sulis novis produzions letteraris? Sì, un spieli de produzion letteraria di adesa a son i tan concors letteraris in lingue furlane. Al più importante, parse caltrate prose e romance, a lei il premio di Saint-Simon, che dal 1980 in denant alla registrata PD2 la situazione delle letterature furlane contemporanee.
Un dei più grandi artisti venis fuori da quel contesto è Franco Marchetta, che ha scritto operis teatralis e narrativis sedi par Furlan che par Talian. Marchetta al diceva che il Furlan pariesse una lingua vive, aveva di ve una narrativa che era in grado di competere e di confrontarsi con le narrativis europeanis e mondiali. Per quel che riguarda i gruppi letteraris, bisogna ricordare Usmis, che l'ha veduto nasci e cresci tanti attori e intellettuali furlans, tra cui Maurizio Matiuzza, una voce importante della cultura furlane, sedi con Usmis, che contra Stolons, che è un collettivo poetico che l'ha veduto tra i fondadors. Per finire, bisogna ricordare che dal 2009 fin de Nant ha vin Conte Curte, che è un blog per Contis Curtis, dove che i lettori si possono leggere e commentare questi contis. Il potere e la libertà che è data dal blog fa di che gli autori si possono confrontare con i lettori e più di una volta è capitato che alla fine l'autore ha deciso di cambiare la storia seguendo i consigli dai lettori. Vemo, l'ultima esperienza letteraria citata di Conte Curte nos porta su un altro campo importante. Dal mondo di voi, palù scritto dal Furlan, venga stai le nuove tecnologie. Qual è l'importanza di che strumenti per scrivere per Furlan, Cisilino? Voi come voi non potete pensare di fare dalle politiche di tutela che hanno tenuto in conto le nuove tecnologie. E se lo capisco con un esempio, un errore semplice. Se voi orina ciri una parola per Furlan o una traduzione dal Furlan al italiano, dal italiano al Furlan, lo facendo volte su di, forse anche di più, dopranti internet e magari dopranti internet al telefono. Allora, proprio per questa ragione che l'Arlef ha investito, continua a investire un'evore dalle nuove tecnologie, proprio perché ho credinca se il futuro, l'avvenire delle lingue. Ho realizzato un'evore di materiali, e come ho stato anche lavorando a news progetti che non puoi anticipare ma che riguarderanno dalle nuove tecnologie che par da buona venendo prati ogni di. L'obiettivo è di fare in maniera che gli robi principali, se di per sé che riguarda i social network, se di per sé che riguarda proprio imprese là che si dopre la lingua scritta ma non dome, anche l'uso orale delle lingue, a poter invitare i prossimi science anche la versione in lingue furlane. Viodin, che servizi dedicati proprio a imprese informatiche per lingue furlane realizzati di lung da Jains de Arlef. Duit che i cavoli inscrivi per furlan in maniera corretta e da urdes regulis de grafia ufficiale de lingue furlane, a poi di indoprai strumenti informatics che l'Arlef, agenzia regionale per lingue furlane, emette a disposizione di Duit. Ma quali sono? Il grande dizionario bilingual Talian Furlan ha il dizionario di riferimento ufficiale di Arlef e ha là dentro più di 140.000 vocaboli tra Talian e Furlan, donne di definizioni, fraseologie, esempi e sinonimi e contraris. Ha il dizionario più completo per lemis e per profondità voi a disposizione. Esiste in più funzioni di ricerche, semplice e avanzate, e si può consultare il quadro flessionale di verbs e di sostantivi. Il gran dizionario bilingual Talian Furlan si può anche avere a portata di mano dal telefono o dal tablet, dischiamando la app gratuita per i sistemi iOS e Android. Il correttore ortografico Furlan all'analizza il test, al segnale gli errori di ortografie mantenendo le forme esatte e al suggerire le correzioni. Al riconosce più di 5 milioni di parole furlane da urdes regulis di grafie ufficiali. Al è un evore utile per risolvere i problemi di grafie, ma al domande un conoscenza dal lessic e de sintassi. La tastiera furlane semplice è un programma che permette di scrivere in modo svelto e corretto in lingue furlane, cui accents e i caratteri used sui sistemi Windows. Una volta installato, mediante di una semplice combinazione di task, non conventerà dopo codici o inserire ogni volta in tal test il simbolo specifico.
Instruments informatics per scrivere in lingue furlane si può indischiamare dal sito di Arlef www.arlef.it o si può ritirare il CD di installata al computer in distribuzione gratuita lì de sede de Arlef, Agenzia Regionale per Lingue Furlane. Ma Cisilino, a proposito di questi nuovi progetti che vedi in canter sulle nuove tecnologie, su un'anticipazione, si può dire al vero? Ma disinco sì, giusto per contentarus che entri o crolla fin dal 2019, i prints dal 2020, un da imprese tecnologiche che talmente venendo pras di plui e o crolla di noatri, se anche dei telespettatori, plui volti sin di, alvarà anche la versione per Furlan. Ma non posso dire di plui se non mi copi. C'è capozontale che per da buon light sul sito dall'Arlef, arlef.it, perché lì ha potuto tante risorse, oppure di chiamarsi l'app dal grande dizionario, perché può commentare non solo per Cirone e per Aule, ma anche per giavarsi qualche curiosità sulla lingua, perché è un'impresa per da buon Sioron. Con queste anticipazioni e questi consigli importanti per scrivere per Furlan e finisce questa puntata di Viaggi in Friul. O ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, William Cisilino, direttore di Arlef, Agenzia Regionale per Lingue Furlane, Francesca Battistutta dal Spoltel Regionale per Lingue Furlane e Marco Torresin, sempre di Arlef. Grazie a voi altri per vostra attenzione e per essere stati con noi. Mandi.